uso per far capire che vale la pena sempre di essere ambiziosi. Perché quando facciamo partire il primo modello di raccolta differenziata porta a porta, due passi da qua, Bellusco, 1993, gli amici della parrocchia di Bellusco, si arriva al 65% di raccolta differenziata, peraltro quando nello stesso anno, nel 93, la regione Lombardia aveva adottato la prima legge regionale tra tutte le regioni italiane che prevedeva un obiettivo quantitativo di raccolta differenziata e si parlava di un obiettivo del 25%, che ad oggi sembra ridicolo. All'epoca veniva accusato di essere velleitario, non ci si arriverà mai. E guardate che ogni volta che si è messo un nuovo obiettivo, il decreto Ronchi nel 1997, il 35%, quante Barbara, no? Ma sto Ronchi vuole arrivare al 35% di raccolta differenziata, no? Adesso la stessa cosa è col 65% del testo unico ambientale. Ma sapete quante volte ci siamo sentiti dire ma il 65% sì, l'hanno messo nella legge, ma non ci arriverà nessuno, no? E invece abbiamo tre intere regioni, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, il Veneto l'ha già superato, le altre due ci stanno arrivando. Diverse province che sono già una all'80%, le altre tra il 75% e l'80%. Di comuni non ne parliamo perché sono migliaia di comuni, ma fra poco parleremo anche del fatto che queste cose andrebbero sempre più giudicate non in termini di percentuale, ma in termini di quanto sei riuscito a minimizzare i chilogrammi all'anno di rifiuto che mandi a smaltimento. Ma lo vedremo fra poco questo. Fatto sta che fatto il 65% non ci siamo fermati lì, perché poi c'è stata una riprogettazione iterativa, no? Cioè continua del sistema, e questo tema della riprogettazione tenetelo a mente perché diventa centrale fra poco nel ragionamento, no? Per cui ogni volta abbiamo aggiunto qualche elemento nuovo che ha consentito di andare sempre avanti. Ad oggi ci stiamo avvicinando in maniera paurosa, bellissima e paurosa, a quel 100% o 0% di rifiuto residuo che per noi è l'aspirazione finale, eh? Anche se ci arriveremo in maniera asintotica, ci avvicineremo sempre di più, l'importante è continuare a muoversi in quella direzione. Perché noi di rifiuti zero, quando me lo chiedono io rispondo sempre, noi siamo sempre felici e mai soddisfatti, siamo dei grandi rompiscatole, no? È vero. Poi poverini, no, ma a parte che noi lavoriamo spessissimo con gli uffici ecologia dei comuni, perché un po' perché facciamo le progettazioni dei sistemi di raccolta differenziata, a volte aiutiamo nello startup, a volte facciamo gli audit su come sta funzionando il sistema e quindi cosa ci sarebbe da ottimizzare e quant'altro, e sappiamo la vitaccia che devono fare loro, no? E poi si prendono le contumine dei cittadini, degli amministratori e quant'altro. Però noi diciamo, siamo sempre felici e mai soddisfatti, perché? Perché vale la pena di essere felici di quello che si è già riusciti a raggiungere, a conseguire, no? Oh caspita, che bello! 20 anni fa eravamo al 5% di raccolta differenziata, adesso siamo al 60%, o al 70%, o all'80%. Sempre felici, ma mai soddisfatti, perché anche all'80%, all'85%, c'è sempre qualcosa di più che si può fare. E ci arriveremo pian piano, un passo alla volta, siamo testardi, pazienti, sempre felici e mai soddisfatti. Va bene. Andiamo avanti, vado. Bon, vi ho parlato della riprogettazione. È importante la riprogettazione perché noi diciamo che la strategia di rifiuti zero si basa sul concetto delle 4 R. 3 R penso che vi siano ben note: riduce, usa, ricicla, no? Che sono gli assi portanti virtuosi del nostro rapporto con gli scarti. In realtà è dal 1975 che l'Unione Europea ha definito questa gerarchia delle azioni virtuose. Riduci, cerca di prevenire il tuo rifiuto, riusa, cioè magari non serve a te, serve a qualcun altro, oppure vedi un attimino come utilizzarlo in un'altra maniera, ricicla, vediamo che il materiale di cui è fatto quel tipo di scarto venga utilizzato per riprodurre dei beni, con ciò stesso diminuendo gli smaltimenti complessivi. Solo che le direttive europee poi si fermano lì sostanzialmente, dicono, beh, poi avanza un po' di rifiuto residuo, vediamo di smaltirlo in condizioni di sicurezza, magari, no? Recuperando un po' di energia. E invece noi diciamo una cosa diversa, perché noi diciamo che il rifiuto residuo è una somma di errori, allora vale la pena di vedere che cosa c'è nel rifiuto residuo per affrontare la quarta e più importante R, che è quella di riprogettazione. Perché se c'è qualcosa che avanza, dobbiamo fare in modo che
i beni materiali di cui il rifiuto residuo è composto vengano riprogettati per diventare riciclabili, compostabili, riutilizzabili, durevoli nel prossimo futuro, e con ciò stesso avvicinarsi sempre di più alla condizione virtuosa di rifiuti zero. Questo diventa poi l'agenda operativa, che è quello che i nostri comuni da tempo hanno cominciato a fare. Magari manca ancora qualche elemento, altri si stanno affinando, altri sono in corso di diffusione sui nostri territori, però sostanzialmente la raccolta differenziata domiciliare e deve includere l'organico. Questo è ormai ubiquitaria in tutta la provincia di Milano e la provincia di Monza e Brianza, con una sola eccezione, che però qua i cattivi non dico il peccato ma non il peccatore. È una grande città, ma non è Milano, non è Milano e non è Monza, è la terza più grande tra le due province. Le pratiche di riduzione che stanno a livello della responsabilità della comunità. Quando parliamo di riduzione tendiamo sempre a dare la responsabilità agli altri livelli, no? Perché diciamo, e gli imballaggi, io vado a comprare al supermercato, ma quanti imballaggi mi danno? Già lì noi possiamo esercitare il nostro diritto di scelta, la nostra capacità, la nostra attenzione, la nostra consapevolezza. Ci sono però, certamente la questione degli imballaggi è una cosa che richiede anche delle politiche di settore, industriali, economiche, tariffarie e quant'altro, per avere una evoluzione comune del settore degli imballaggi. Però ci sono delle altre cose che invece dipendono totalmente dalla responsabilità della singola comunità, e le vedremo fra poco. Poi la tariffazione puntuale, che su questo territorio si sta sviluppando, di mercate ce l'ha già, presumo che ne parlerai, no? Dopo. Ok, allora vado avanti io. L'analisi del rifiuto residuo, che è quella miniera di informazioni che dicevo prima, no? Anzi, qua c'è il piccolo paradosso di chi si occupa di rifiuti zero. Noi siamo rifiuti zero, ma siamo incredibilmente attratti da quella cosa che si chiama rifiuto residuo, che vogliamo continuare a minimizzare, ma che adoriamo perché è una vera e propria miniera di informazioni. Ci fa capire che cosa si può ancora fare per essere ancora migliori. E il fatto di migliorarsi è stimolante di per sé, no? Altrimenti se uno si ferma, poi comincia ad annoiarsi. Invece c'è sempre il modo di essere migliori di quello che eravamo ieri. L'individuazione degli spazi, quindi, in base all'analisi del rifiuto residuo possiamo capire come migliorare ulteriormente il sistema e lanciare dei messaggi al mondo della responsabilità industriale, quando dipende da loro a quel punto, no? I beni e i materiali che loro devono riprogettare per rendere più riutilizzabili, riciclabili e così via. Così facendo poi, ma va bene, andiamo avanti velocemente. Ecco, vi stavo dicendo dei parametri per misurare la capacità delle diverse comunità. Fino ad adesso abbiamo parlato di percentuali, ma la percentuale è una percentuale. Io uso sempre questo esempio. Se c'è qualcuno che vi dice che ha mangiato il 50% di una torta grossa così, e un altro che vi dice ho mangiato il 100% di un pasticcino grosso così, chi è che ha mangiato di più? Quello che ha mangiato il 50% della torta, no? Per cui percentuale di quanto? Di quanto? E lo diciamo noi questo perché ci siamo accorti che nelle statistiche ci sono cose che poi distorcono il giudizio. Allora noi diciamo, va bene ragionare sulle percentuali, ma da tempo abbiamo adottato il parametro, che poi è stato ripreso e fatto proprio anche da Lega Ambiente con il premio Comuni Rifiuti Free, di misurare i chilogrammi abitante anno di rifiuto residuo che rimangono dopo tutte le azioni di riuso, riduzione, raccolta differenziata. Perché altrimenti se io misurassi solamente la percentuale di raccolta differenziata, allora non mi darebbero l'acqua dal rubinetto, come sono stati bravissimi, si è ricordata Patrizia Teoldi stasera, l'altra volta è rivenuto, non hai bevuto perché c'erano le bottiglie di plastica, e allora mi ha presentato una broca, si chiama metacomunicazione questa, non so, io vedessi la bottiglia di plastica, preferisco crepare di sete, schiattare, ma no, da quella bottiglia di plastica non verrò. Allora non mi presenterebbero l'acqua in caraffa, perché l'acqua nella caraffa toglie plastica e vetro dalla percentuale di raccolta differenziata, oppure non si starebbe a promuovere il compostaggio domestico perché toglie organico dalla percentuale di raccolta differenziata. Ma noi la cosa che interessa più di tutte è minimizzare lo smaltimento, e quindi benvengano anche le azioni di riduzione. È l'unico modo per misurare complessivamente l'effetto delle azioni di riduzione di raccolta differenziata e capire a quanto siamo riusciti a minimizzare il rifiuto residuo, quello che avanza dopo riduzione e raccolta differenziata e che deve essere ancora smaltito.
E qua le cose si fanno interessanti, perché in Italia, e vi assicuro che siamo gli unici in Europa, cioè le Fiandre, che sono state considerate giustamente, a ragione fino ad adesso, la regione guida a livello europeo per la gestione sostenibile degli scarti. Loro hanno un obiettivo nazionale di circa 140 kg abitante anno di rifiuto residuo. È una regione da circa 6 milioni di abitanti, le Fiandre. Noi abbiamo centinaia di comuni sotto i 100 kg, 310 comuni certificati da rifiuti freddi di Legambiente sotto i 75 kg, molti sotto i 50 kg e, signore e signori, i migliori che abbiamo attualmente sono attorno ai 20 kg. 20 kg, il che vuol dire che siamo dannatamente vicini a quello zero che è sempre il nostro obiettivo finale. Abbiamo istituito il premio anche a livello regionale come Rete Rifiuti Zero, abbiamo già fatto la prima edizione, in realtà c'è stata una prima edizione in cui avevamo premiato Bianzano alla Scuola Nazionale Rifiuti Zero a Capannori, no? 2 anni fa. Poi l'anno scorso l'abbiamo fatto al Pirellone per cominciare a dare visibilità a questi comuni che si sono impegnati in questa direzione, e guardate che bei numeri che vengono fuori, no? Tra l'altro c'è una schiera incredibile di comuni del Mantovano dove ormai si stanno applicando ubiquitariamente queste strategie di domiciliarizzazione. La provincia di Mantova non era tra le più avanzate. I primi territori dove sono partite queste cose sono state la provincia di Milano, all'epoca non c'era Monza e Brianza, quindi Milano, Monza e Bergamo. Poi però le altre province, c'è stata l'epoca di Lecco che fu la prima provincia che superò il 50% di raccolta differenziata, poi purtroppo si è fermata un po' nella corsa e probabilmente intuite il perché, e poi è venuta fuori Cremona, ultimamente Mantova, che sta come media provinciale a circa 80 kg abitante anno, come media provinciale.